quindi la chiusura di tutti quei luoghi di aggregazione, non solo di culto, ma anche i centri di cultura islamica dove si sa che viene fatto il reclutamento. Noi andremo a proporre già in questo decreto legge una modifica al codice penale che prevede il 41 bis, quindi il carcere duro, che è già previsto per i mafiosi, anche per chi fa reclutamento o fiancheggia il terrorismo, e quindi stop alle espulsioni, perché di fatto è come lasciare libere delle metastasi. Teniamoli dentro, guardiamo l'esperienza chiaramente in maniera più umana e non così rigida, ma comunque di sicurezza, che è stata espressa con Guantanamo dopo l'11 settembre del 2001. Andiamo a creare delle situazioni di monitoraggio del territorio, di pattuglie miste, per cercare in qualche modo di compensare la carenza di risorse che ci sono, e quindi mettiamo magari poliziotti o carabinieri anche sulle pattuglie della polizia municipale, che possono fare da monitoraggio ma anche da antiterrorismo. Diamo risorse anziché all'accoglienza indiscriminata di clandestini alle forze di polizia, all'intelligence, alla polizia ferroviaria che fa i controlli su internet, per prevenire, perché è l'unica maniera per evitare che succedano fatti come quelli di Parigi, è una prevenzione, un controllo vero del territorio, che può essere fatto solo dalle forze di polizia e dall'intelligence, ma queste devono essere formate, devono avere le risorse. Se non è successo niente ancora in questo paese, fortunatamente è grazie alla professionalità delle forze dell'ordine, non chiaramente la volontà del Ministro dell'Interno, che sembra vivere su un altro mondo, però il rischio è che se non alziamo ancora più il livello di attenzione, poi qualcosa sfugge alle maglie dei controlli.